abitanti dell'Eimerle, ripresi gli scavi sull'altopiano, grazie ai servizi di Rete Veneta, presto i soldati che hanno combattuto sul fronte troveranno una degna sepoltura. Dopo la protesta dei profughi è malcontenta, parla il sindaco di Mira, faremo tutte le verifiche necessarie, attacco ai sindaci vicini che non ospitano migranti. Dopo le dimissioni della leghista Guzzon, Renato Boraso annuncia che prenderà l'interim dell'assessorato al commercio e sui pianini ascolterò i commercianti. Il Movimento 5 Stelle però attacca il sindaco Brugnaro, gestisce il comune come un'azienda creando crepe nella sua stessa maggioranza, di questo passo si rischia la paralisi. La polizia indaga sulla denuncia di una turista inglese di 25 anni, si è presentata all'ospedale all'Angelo affermando di essere stata aggredita da 6 persone in centro a Mestre. Finisce il servizio dei Guardians in piazza San Marco, in dubbio l'arrivo di fondi, le preoccupazioni dei commercianti, presto saremo nuovamente invasi dai venditori abusivi. Stop alle biciclette nel centro storico veneziano, anche se condotte a mano, l'assessore d'Esti annuncia la linea dura, in arrivo multe e sequestri per chi trasgredisce. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Mestre. Dunque questa sera apriamo il nostro notiziario con una buona notizia per i fanti dell'Emerle. Sono ripresi gli scavi sull'altopiano grazie ai servizi di Rete Veneta. Presto i soldati che hanno combattuto sul fronte riceveranno una degna sepoltura. Come vedete, gli scavi sul Monte Emerle sono ripresi, iniziati circa 24 ore fa. In questo momento gli esperti, gli archeologi stanno terminando l'operazione, hanno recuperato i resti e i reperti che erano sepolti alle mie spalle. Un risultato ottenuto anche grazie alla battaglia portata avanti da Rete Veneta. I fanti dell'Emerle troveranno presto una degna sepoltura. La ditta incaricata di finire le operazioni di recupero nelle scorse ore ha ricevuto il nulla osta dalle autorità per tornare sull'altopiano. Gli scavi si erano interrotti improvvisamente, dopo che un privato, lo storico e scrittore Alessandro Gualtieri, aveva finanziato di tasca propria con 5.000 euro questa operazione. Dopo una giornata e mezza di lavoro era arrivato lo stop, eppure erano stati trovati diversi resti, tra cui 3 tibie sinistre di altrettanti soldati caduti sul fronte della Grande Guerra. Ci sono voluti diversi mesi, ma ora la situazione si è sbloccata. La pressione e l'indignazione che montavano con il passare dei giorni hanno evidentemente sortito l'effetto sperato. In questo periodo i fanti della provincia di Vicenza hanno picchettato la zona. Devo solo, scusatemi se lo faccio, ringraziare tutti quei fanti che ultimamente ogni giorno passavano in questo luogo per ricordare e per fare una preghiera a chi 100 anni fa ci ha preceduto. Scusate, ma devo ringraziare 3 volte Rete Veneta perché con i loro servizi hanno mosso quelle autorità che sembravano in letargo. I fanti dell'Emerle, una volta ultimate le analisi tecniche sui resti, saranno tumulati con cerimonia solenne nel sacrario di Asiago. Io sono molto molto emozionato nell'assistere proprio quegli operai che lavorano per esumare quei fanti che 100 anni fa hanno dato la vita. Ed ora andiamo a malcontenta. Ieri la protesta dei richiedenti asilo che chiedono condizioni migliori. Oggi la risposta arriva anche dal sindaco di Mira, Alvise Maniero. Io spero che noi ci manteniamo nel rispetto reciproco e in quello delle regole, perché se viene meno questo, allora veramente si crea un clima di tensione che è l'unica cosa che dobbiamo evitare. Noi dobbiamo gestire questo fenomeno che passa per l'Italia e non si ferma in Italia, ma non dobbiamo farlo esplodere qui. Che la dimostrazione inscenata dai profughi alloggiati all'hotel Byron possa considerarsi o meno avvisaglia di qualcosa di più serio e forse ipotesi azzardata, ma sicuramente segnali come quello arrivato da malcontenta vanno approfonditi e risolti, secondo il sindaco di Mira, che annuncia le opportune verifiche all'insegna di un reciproco rispetto delle regole. Qui la manifestazione di protesta dei profughi, uomini e donne con bambini piccoli, è scattata dopo la comparsa di lucchetti con i quali sono state sigillate tutte le finestre, una scelta che sarebbe stata giustificata da entrate ed uscite fuori orario e comunque, ma i profughi smentiscono, i lucchetti verrebbero messi solo la notte. Più in generale i richiedenti asilo domandano di essere trattati da esseri umani e si lamentano di aspetti che vanno dalla mancanza di riscaldamento al cibo. Qualcuno degli ospiti, ho visto che diceva che da mesi non mangiano altro che riso e pasta e che i bambini non hanno a mangiare, ecco,
mi sembra un po' strano, quindi non volendo lasciare nulla di verificheremo, cioè, passeremo anche noi a vedere cos'altro possiamo fare. Il gestore ha detto che addirittura gli stessi dipendenti della cooperativa mangiano assieme agli ospiti, quindi, però insomma, voglio dire, perché sottovalutare una segnalazione? Noi controlliamo tutto. Il vero problema comunque appare soprattutto l'incertezza sul futuro nella quale sono costrette a vivere queste persone, un'incertezza che naturalmente coinvolge anche le comunità che le ospitano. Se poi l'Italia paga l'essere la porta d'Europa, un'Europa in cui diverse nazioni non sono disposte a contribuire all'emergenza alleviando il peso di paesi di confine come il nostro, lo stesso discorso, affermano a Mira, può essere fatto anche a livello locale. Anche per i comuni vale la stessa storia, perché Mira ne ha 160 e Scorzè ne ha zero. Ho detto Scorzeno, potrebbero essere anche altri comuni. Questa è una bella domanda, magari si potrebbe chiederla anche al prefetto, come mai nelle gare che fa questi comuni non compaiono. Dunque avete sentito le parole del sindaco di Mira, proprio prendendo spunto da una situazione che rischia di scoppiare. Noi vi poniamo il quesito del nostro TG Linea Aperta, allo spazio del telegiornale riservato alle vostre opinioni. L'emergenza sta per scoppiare qui da noi nel Veneziano. Come sempre potete dire la vostra inviando un SMS, una mail ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Ed ora andiamo al comune di Venezia, dove si annunciano novità. Come sapete, l'assessorato al commercio era ancora vacante, era stato assunto l'interim dal sindaco e adesso annuncia che prenderà appunto le deleghe, perlomeno per questo periodo, l'assessore Boraso. Dopo le dimissioni della leghista Francesca Guzzona all'inizio del mese, la giunta comunale si è ritrovata senza assessore al commercio, proprio nella delicatissima fase di approvazione di alcuni provvedimenti cruciali. Tutte le delibere sul commercio sono ora nelle mani dell'assessore alla mobilità e al patrimonio, Renato Boraso. Io ho assunto questo interim, ma ho chiesto di dare una mano per portare avanti le delibere del commercio in questi prossimi giorni, con grande difficoltà, certamente non è facile perché tutta la vicenda Pianini e Piano Commercio Venezia è un tema molto delicato. La difficoltà sta nel bilanciare gli interessi di tutti, spiega Boraso. Bisogna riportare il decoro in città senza togliere il lavoro ai commercianti, ma il comune non è libero di fissare le regole in autonomia. È chiaro che la sua intendenza ci impone dei vincoli incredibili e dobbiamo comunque modificare e riportare un po' di decoro e di decenza in una casba che spesso viene definita in giro per il mondo come la casba d'Europa. Venezia deve tornare una città decorosa, vivibile, che contempli anche rispetto per chi lavora, giustamente, però deve esserci anche rispetto per il decoro. Su questo abbiamo trovato la sovrintendenza chiaramente intransigente sotto profilo tecnico. I famigerati Pianini hanno scatenato la rivolta dei commercianti della città storica. Tra le accuse da loro rivolte all'amministrazione, quella di un'assoluta impossibilità di dialogare. Da parte mia, assicura Boraso, sono pronto a incontrare e ad ascoltare tutti. Io non posso rispondere per il passato, per quanto mi riguarda sono a disposizione in maniera assoluta, fin tanto che le delibere le seguirò io per i prossimi 20 giorni, 2 giorni o 5 giorni, le mie porte sono aperte, Palazzo Mocenigo è aperto, municipio è aperto, chiunque ha bisogno può parlare con l'assessore Boraso. La proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle per abbassare gli stipendi dei parlamentari è stata rimandata oggi in commissione dal Senato, ma potrebbe tornare in aula già a novembre. Intanto però inevitabilmente scoppiano le polemiche tra i partiti. Sentiamo come la pensa in merito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Io direi che in questo paese ci vuole coraggio di puntare alla meritocrazia negli stipendi, a valutare le posizioni pregresse, cioè se quanto uno guadagnava prima, porre dei limiti agli stipendi, ma sicuramente io non ci vedo drammaticità nei tagli, assolutamente no, però bisogna farli, però bisogna fare in modo che se si fanno non si faccia passare l'idea che gli amministratori devono lavorare gratis, perché altrimenti depauperiamo una classe dirigente, finirà che non ci va più nessuno. Adesso torniamo a Caffarsetti, avete sentito l'interim del commercio, Renato Boraso, ma non si placano le polemiche da parte dell'opposizione che accusano il sindaco di stare portando il comune alla paralisi. Dopo i recenti malumori in seno alla maggioranza, il Movimento 5 Stelle attacca il sindaco Luigi Brugnaro, profetizzando futuri problemi per la tenuta dell'amministrazione. Brugnaro vorrebbe gestire il comune come un'azienda, sostiene la consigliera Elena La Rocca, ma questo non è possibile perché senza condivisione, neppure all'interno del proprio gruppo, quelle che potevano essere forze di governo si sentono inutili e inevitabilmente si ribellano.
un'amministrazione pubblica non è un'azienda, è una realtà più complessa. Il sindaco non può, deve smettere di pensare di poter fare tutto da solo, perché l'immobilismo che deriva da questo modo di pensare è evidente. I consiglieri probabilmente sono anche loro insofferenti di questo stato di fatto, che vede il loro ruolo ridotto a ben poca cosa, insomma. Quindi noi ci immaginiamo un veloce disfacimento di questa maggioranza. Non è soltanto un problema politico, ma soprattutto amministrativo, prosegue la Rocca. Il comune è una macchina estremamente complessa, che non può essere gestita da un uomo solo, pena la paralisi. Le conseguenze per la città certamente poi le subiscono i cittadini, perché non vengono fatte le azioni che ci si aspetta e di cui c'è bisogno, e perché si vive in un sostanziale immobilismo. Noi non vediamo risultati rispetto alle promesse fatte, e questo proprio perché in questo momento è come se non avessimo un'amministrazione. L'opera dei cosiddetti San Marco Guardians, vigili del decoro in piazza, ma anche utili a fornire informazioni ai turisti, si è conclusa da circa un mese e all'orizzonte non c'è la certezza di un loro ritorno. Il servizio è costato 100.000 euro che quest'anno sono stati messi da privati del settore crociere. Non è detto però che il servizio possa essere rifinanziato. Il presidente dell'associazione San Marco, Alberto Nardi, ha lanciato un appello al comune di Venezia che servano i Guardians, e sotto gli occhi di tutti presto la piazza potrebbe tornare in mano agli abusivi. E a proposito di lotta per tutelare il decoro in città, arriva un provvedimento importante proprio dall'amministrazione comunale, riguarda le biciclette. Stop alle biciclette nel centro storico veneziano, anche se condotte a mano. Le nuove regole volute dal sindaco Luigi Brugnaro e dall'assessore alla polizia municipale Giorgio D'Este sono state approvate dalla giunta e diverranno operative dopo un passaggio in consiglio comunale. È una modifica al regolamento di polizia urbana, e questo prevede che nessuno possa andare a piedi, quindi portando la bicicletta o addirittura in sella, percorrere le strade di Venezia, e fatto salvo per quanto riguarda il tratto che va da Piazzale Roma a Santa Lucia. Parzialmente esentati dal provvedimento i residenti in Laguna, che potranno trasportare il mezzo da Piazzale Roma o dalla stazione ferroviaria fino a casa, compreso il tragitto in vaporetto per chi abita nelle isole, seguendo però il percorso più breve. Vietato anche legare le biciclette a qualsiasi elemento di arredo urbano. Per i trasgressori le sanzioni vanno da 50 euro fino al sequestro del mezzo. Per assicurare certi corretti comportamenti dovrebbe bastare il buon senso, commenta l'assessore D'Este, ma finora purtroppo non è stato così. Siccome a quanto pare il turista trova poco rispetto delle regole nella nostra città, a questo punto ci troviamo costretti a prendere seri provvedimenti e a sanzionare e eventualmente anche sequestrare i mezzi. La polizia sta indagando sulla denuncia di una turista inglese di 25 anni che si è presentata venerdì al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. La giovane avrebbe raccontato ai medici di essere stata aggredita da 6 persone che le avrebbero usato violenza. L'aggressione risalirebbe alla sera di domenica 16 ottobre. Dopo essere uscita da un locale di via Lazzari con l'intenzione di tornare in albergo, la giovane sarebbe stata trascinata dai componenti del gruppetto nella zona tra Parco Ponci e via Fapanni. Allora, un'operazione antidroga delle forze dell'ordine. Sandona di Piave, il Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto di 2 fratelli albanesi e di un italiano che dopo un inseguimento erano stati trovati dai carabinieri in possesso di 4 kg di stupefacenti. Il GIP ha disposto per Marius e Fabian Lusca, albanesi residenti a Cavallino Treporti, e Massimo Stefani di Eraclea, la momentanea custodia cautelare in carcere fino a nuova decisione, che si è riservato di prendere prossimamente. Intanto le indagini dei carabinieri di Sandona di Piave proseguono per individuare gli altri appartenenti alla rete di spaccio ed i loro potenziali acquirenti. Ed ora un altro arresto scattato dopo una perquisizione fatta dalla polizia. Venezia, girava per Mestre con un coltello, scoperto dalla polizia durante un controllo in via Piave. Lui, 28enne veneziano, si aggirava per la zona con un fare giudicato sospetto, e visti i precedenti a suo carico, gli agenti hanno deciso di perquisire la sua abitazione alla Giudecca. I poliziotti hanno così rinvenuto 25 dosi di cocaina pronte alla vendita, con bilancini per il confezionamento, e 4 pistole a pallini di libera vendita su cui si stanno eseguendo i dovuti accertamenti. Il giovane è stato arrestato. E in manette è finito anche un ladro seriale di biciclette.
Noale, che fuori dalla stazione fosse attivo un ladro di biciclette lo testimoniavano le segnalazioni che da giorni arrivavano alla stazione dei carabinieri. I militari hanno così iniziato una serie di controlli in borghese nelle fasce orarie giudicate sensibili, fino a che non hanno colto in flagrante Matteo Antonio Gianino, 44enne senza fissa dimora, sorpreso ad armeggiare con una tronchesi sul catenaccio di una costosa bicicletta parcheggiata in una rastrelliera di Viale Sailer. I carabinieri gli attribuiscono almeno altri due furti di biciclette commessi nei giorni scorsi e è stato arrestato per furto aggravato. E ora voltiamo pagina, parliamo di raccolta differenziata dei rifiuti con una buona notizia. Venezia. Nel 2015 il Comune ha superato con 5 anni di anticipo l'obiettivo dell'Unione Europea fissato per il 2020 del 50% di avvio a riciclo dei rifiuti urbani. Con questa motivazione la città di Venezia è stata premiata a Roma nel corso della presentazione del sesto rapporto Banca Dati ANCI-CONAI su raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti. Fra i 3.549 comuni, il 13% in più rispetto al 2014, che hanno raggiunto l'obiettivo 2020 della direttiva europea, quello di Venezia ha raggiunto nel 2015 la percentuale del 53% di rifiuti avviati a riciclo. La casta che non vuole tagliarsi gli stipendi e le barricate anti-migranti tra i temi in discussione questa sera. Focus in diretta a partire dalle 21.05 su Rete Veneta. Ospiti del direttore Luigi Bacialli, Ivan Palasgo, Alessandro Montagnoli, Gianluca Schiavon, Roberto Campagnolo, Nicola Fragomeni, Stefano Marrone, Dio ti salvi Perin e Carlo Bisol. Come al solito aspettiamo i vostri sms. Vi ricordo anche l'appuntamento con Sveglia Veneti domani mattina a partire dalle 8.10. Con questo per stasera è tutto, nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Arrivederci. Le previsioni per domani: nella prima parte della giornata molto nuvoloso o coperto, durante il pomeriggio qualche parziale schiarita. In mattinata probabilità di precipitazioni in aumento, in prevalenza sparse, anche carattere di rovescio. Nel corso del pomeriggio graduale diradamento dei fenomeni. Temperature in diminuzione soprattutto in quota, con le minime raggiunte nella tarda serata.